Ci troviamo oggi a Sperone presso il punto vendita Conad insieme alla responsabile e alla detta vendite per quanto riguarda il reparto salumeria. Iniziamo subito con la nostra responsabile del punto vendita di Sperone, Avella, qua siamo a confine quindi tra i due paesi. Cosa offre la Conad per questo Natale 2014? Per questo Natale, ma come per ogni giorno, la Conad si presenta sempre con una gamma di prodotti freschi, prodotti di qualità, prodotti con alta tracciabilità, visto che il momento proprio ce lo richiede, e soprattutto per l'occasione delle specialità natalizie che vanno da insalate russe, preparati per Natale, dolci natalizi, salumi speciali, quello che possa essere prosciutto spagnolo, salame di cinghiale, prosciutto di cinghiale, comunque un vasto assortimento di prodotti natalizi e non, ma soprattutto di prodotti freschi. La Conad batte la crisi, ci sono prezzi favolosi. Sì, quest'anno ancora di più, andiamo incontro ai nostri clienti che purtroppo, come per tutti, ci sono problemi di liquidità, e quindi stiamo cercando di, insieme alla nostra cooperativa, di offrire i prodotti che sono specialmente quelli di prima necessità a un prezzo accessibile, in modo che sia un Natale per tutti. Allora Lucia, cosa trovano i clienti Conad nel tuo reparto salumeria? Abbiamo tante specialità e puntiamo soprattutto sulla freschezza e sulla qualità del prodotto, garantendo soprattutto questo al cliente, il prezzo più basso la qualità migliore. Diciamo subito che voi siete sempre aperti? Sì, anche di domenica, orario continuo, aspettiamo tutti i clienti. Signora, vogliamo fare un augurio ai vostri clienti? Buon Natale, un felice Natale e soprattutto un sereno Natale. Reparto pescheria della Conad, vediamo tanti pesci, invito la camera a inquadrare, per questo Natale quindi qui si trova di tutto. Sì, sicuramente troveremo tutto, anche molte offerte che ci dà la Conad e in più anche altre offerte che mettiamo stesso noi internamente. Pesce fresco chiaramente, arriva quasi tutti i giorni. Sì, assolutamente sì. Per il cenone di Natale, quando è consigliabile venire a prendere il pesce? Ma già dal 20-21 di dicembre già iniziamo a lavorare molto. Ok, ringraziamo Eugenio.